Bene, la seduta è aperta. Buongiorno, passo la parola al direttore per l'appello, grazie. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Biondo, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Triputi, Vitrotti, Zitoli. Passiamo alla nomina degli sì. Sì. Abbiamo 15 presenti, 9 assenti, un giustificato. Un assente giustificato, il consigliere? Non ce l'abbiamo, non c'è. Va bene, perfetto. Ok, grazie. Passiamo ai scrutatori. Eccolo lì. Capita. Principato, la Zazzera e il consigliere Ciancio. Grazie. Al primo punto dell'ordine dei lavori abbiamo l'interrogazione numero 4218 a firma della consigliera Cerquoni, avente ad oggetto Centro Civico Via Polia, via Amantea. Consigliera, prego. Sì, sarebbe stato utile magari dire anche quando è stata presentata l'interrogazione, perché l'interrogazione è stata presentata il 19 novembre del 2018 e visto che questo municipio è sempre molto attento al rispetto del regolamento, tra l'altro era un'interrogazione urgente a risposta orale, l'interrogazione urgente è stata rigettata in quanto definita dalla Presidente del Consiglio non urgente e portata non entro il mese ma bensì 2 mesi e mezzo dopo. Io credo che su questo dobbiamo fare molta attenzione, perché se ci mettiamo 2 mesi e mezzo per rispondere a un'interrogazione, immagino per fare il resto, quindi magari quando vengono presentate le interrogazioni sarebbe anche utile dire quando sono state presentate dagli stessi scriventi. Detto ciò, la situazione è ben nota. È ben nota e parte dal luglio 2008, quindi diciamo che oggi siamo quasi agli 11 anni, festeggeremo gli 11 anni del centro civico, o meglio della presa in consegna da parte del municipio del centro civico, che da quando sono entrata in questo municipio io ho trovato gravissima. Gravissima perché non si è capito perché è stata fatta una cosa del genere e non si è capito come sia possibile che sia stata fatta nelle more del collaudo tecnico-amministrativo e che ancora oggi questo collaudo non sia stato portato a termine. La cosa peggiore non è solo il fatto, lo ricorderanno sicuramente i cittadini, lo ricorda i consiglieri che magari non sono della zona, che questa è un'opera a scomputo di un hotel costruito nel quartiere statuario e che quindi è stata costruita con
possiamo dire, l'assessore con fondi pubblici, perché essendo un onere a scomputo i soldi dovevano comunque essere investiti nel quartiere e per il quartiere, e quindi sono fondi pubblici. Ad oggi la struttura, ed è, mi permetta, la cosa che mi ha sempre preoccupato particolarmente, è stata affidata in gestione a 4 associazioni. Non voglio ripercorrere tutta la storia, ma voglio significarle che è importante il fatto che l'amministrazione intervenga lì dove ci sono delle situazioni poco chiare, a maggior ragione che oggi questa amministrazione, perché poi ha ereditato la situazione, si trova a dover gestire un qualcosa che è nel più totale degrado e soprattutto oggetto anche di vandalismo, ma soprattutto è una situazione pericolosa, tant'è che nel 2014, il 31 gennaio 2014, la struttura è stata addirittura interessata da un grandissimo incendio. Se questo fosse successo nel momento in cui la struttura era, nella struttura erano presenti delle persone, non sappiamo quello che sarebbe potuto accadere, e questo può accadere tutti i giorni se non ci sono controlli tecnici, se non c'è manutenzione della struttura. Ed oggi lo ricordo ancora una volta, è sempre il municipio che ha preso in consegna lo stabile e che teoricamente e praticamente poi diventa responsabile di quello che accade all'interno dello stesso. La struttura quindi continua ad essere utilizzata, poi ci sono state varie peripezie, ma io credo che anche là la politica ha sbagliato tanto, perché ha deciso di non entrare nel merito della questione, ha deciso di abbandonare e di far fare la guerra ai cittadini per conto loro, di essere tirato dalla giacchetta una volta dalla parte e una volta dall'altra. Quella è una struttura che ha un grandissimo parco, è una struttura molto vissuta, è stata al centro di tante polemiche nel quartiere, ma è una struttura che permetterebbe di accogliere bambini, di accogliere un'area cani, di accogliere la struttura polivalente del pallone, di accogliere il centro anziani come è stato, nonostante le tante difficoltà che il centro anziani ha dovuto affrontare e l'affrontate, lo ricordo, insieme anche al signor Vincenzo, che poi purtroppo oggi non c'è più e che abbiamo ricordato in consiglio. Quindi oggi il compito dell'amministrazione dovrebbe essere quello di far usufruire i cittadini di una struttura nella massima sicurezza, e ritengo che oggi quella sicurezza nella struttura, nel centro civico di Via Polia, non ci sia. E non ci sia perché non so quante volte ci siano stati tecnici o quante volte qualcuno abbia depositato una qualsiasi irregolarità. Non c'è ad oggi, da quello che risulta, e per questo c'è questa interrogazione, non c'è stato il definitivo collaudo. Siamo ancora, come 11 anni fa, nelle more del collaudo tecnico amministrativo. Credo invece che oggi sia importante, anche se quello che sento è che, visto il nuovo centro che si sta aprendo, il vecchio punto amico, dice vabbè, apriamo il punto amico, spostiamo tutti lì, lo so, sono in chiusura, spostiamo tutti lì, no, assessore, non dicevo a lei, dicevo per il tempo, giustamente mi facevano presente, quindi chiudo. Qualcuno dice apriamo il vecchio punto amico, spostiamo tutti là e abbiamo risolto il problema, e no, perché la politica non può risolvere la questione semplicemente spostando le persone e poi permettendo che un'altra struttura venga lasciata lì. Noi la struttura di Via Molia dobbiamo definitivamente trovare una soluzione, ed è per questo che in una semplice domanda, che era in realtà, come le ripeto, una risposta urgente del novembre 2018, si chiede semplicemente lo sviluppo dell'iter di acquisizione dello stabile e del suo definitivo collaudo. Grazie. Bene, la risposta all'assessore, prego, assessore Vivace. Buongiorno a tutti, buongiorno consiglieri, grazie presidente. E la domanda si è estesa un po', quindi approfitto e la ringrazio per aver citato alcuni principi fondamentali, quelli che sono il denaro pubblico, di come viene speso e di come è stato speso negli anni. Le opere a scomputo, sì, le confermo, sono denaro pubblico a tutti gli effetti.
Purtroppo leggi nazionali permettono questo, permettono di poter scomputare a fronte di un permesso a costruire delle opere, quello che invece non avviene per i comuni cittadini quando vogliono fare una semplice cila a casa propria, lo Stato non gli chiede puoi scomputare i 300 euro di tasse, no, li vuole veri, invece quando vai a costruire qualcosa di grosso allora puoi scomputare. Poi chi decideva le opere a scomputo, io francamente non lo so. Questa amministrazione, questo municipio, questo consiglio ha votato diversi atti proprio che fanno sì che portano la scelta delle opere a scomputo in quest'aula, in quanto luogo democratico in assoluto più vicino a tutti i cittadini. Quindi condivido perfettamente le perplessità della consigliera quando parla del come mai un municipio abbia preso in carica, in quale modalità, questo qualcuno lo scoprirà. Detto questo, non ci sono particolari sviluppi sulla presa in carico del centro di Via Polia. Quello che sicuramente posso dire è che adesso, grazie al rapporto tra questa amministrazione e l'assessorato capitolino di Luca Montuori, il PAO ha designato delle nuove persone, ha incaricato dei nuovi funzionari proprio alla conclusione del collaudo tecnico amministrativo che, vi dico, è iniziato praticamente da zero, perché mai era stato iniziato in maniera definitiva e con un piglio e un obiettivo di portarla al termine. Quindi sicuramente andremo avanti con la presa in carico da parte di Roma Capitale, non certo del municipio, e appena avremo aggiornamenti potremo raccontarveli. Però quello che ci tengo a dire a tutti quanti è che questa amministrazione si è preso immediatamente cura di tutte quelle opere a scomputo che sono state realizzate sul nostro territorio per mettere a regime e per poterle mantenere. Io qui ne cito soltanto qualcuna di quelle opere che il municipio ha preso in carico, che erano state fatte da oltre 10 anni, come il parco di Lucrezia Romana, come la via Luigi Schiavonetti, lì abbiamo addirittura preteso che fosse rifatta da capo dallo stesso convenzionato, come il parcheggio di Centrone, come il centro plurifunzionale di Lucrezia Romana, come la piazza Mercato e tante altre opere. Questo è il nostro approccio, noi le vogliamo prendere in carico e le vogliamo mantenere. Per quanto riguarda Via Polia, confermo l'assoluta convinzione di questa amministrazione a concludere il collaudo tecnico amministrativo per prenderle in carico e mettere all'orma una volta per tutti. Grazie assessore. Prego, consigliera. Come detto più volte durante le interrogazioni, assessore, lei lo sa, mi posso ritenere parzialmente soddisfatta se mi dice che ci sono nuovi funzionari e sta iniziando un nuovo collaudo. Mi riterrò soddisfatta quando il collaudo avverrà. È abbastanza evidente. Faccio presente che questa non è una battaglia, però la sento come una questione importante, perché è una delle prime che ho iniziato nel momento in cui sono entrata qui in municipio, e quindi credo e spero che tra 6 mesi, quando potrò ripresentare in base al regolamento del municipio l'interrogazione, noi avremo delle novità, o anche prima, se l'assessore insomma ha delle novità, sarebbe utile farlo presente ai cittadini, ma soprattutto farlo presente a noi consiglieri. Concludo dicendo semplicemente una cosa, e come l'assessore è andato leggermente fuori tema citando alcune opere che sono state prese in consegna, glielo chiedo io davanti alle telecamere, spero che accolga questa richiesta. C'è un grandissimo problema di parcheggi per disabili. Noi abbiamo un grandissimo problema, gliel'avevo accennato, spero se ne faccia carico, spero ci sarà modo, assessore, di parlarne anche in sede privata, se noi vogliamo garantire e parlare di welfare e parlare di disabilità, dobbiamo partire dalle cose più semplici. Purtroppo, questo municipio e la burocrazia che regna a Roma oggi rende la vita a molte persone con disabilità veramente impossibile. Glielo accenno ora, spero non ci sia bisogno di un'interrogazione nel merito, spero lo affronteremo insieme, assessore, perché la vivibilità, ma soprattutto le questioni importanti, vanno oltre le derivazioni politiche, quindi su certi temi credo che possiamo metterci tutti quanti a lavorare per trovare una soluzione insieme. Grazie mille. Grazie. Assessore, lei ha la possibilità da regolamento di rispondere se gradisce per 3 minuti, ne ha facoltà. Va bene, ok. Grazie.
Bene, passiamo al secondo punto dell'ordine dei lavori, proposta di deliberazione d'iniziativa dei consiglieri Rinaldi, Tosatti, Guido, Ferrauto, Zitoli, La Zazzera, Labiso, Ariano, Principato, Candigliota, Tripputi, Giannone, Pompei e dichiara aventi ad oggetto opere di recupero urbano agro, Lucrezia Romana, completamento area verde di pertinenza del centro polifunzionale Casa del Quartiere. Relatore, prego consigliere. Non è acceso? Acceso? Sì. Allora, l'atto riguarda l'area del piano particolareggiato zona 30, O numero 33 Lucrezia Romana. In particolare si tratta di una realizzazione, di una sistemazione dell'area verde che è di pertinenza del centro polifunzionale che è stato acquisito da questa amministrazione e che ha ancora necessità di qualche lavorazione, diciamo, annessa, per cui in questo caso si parla proprio dell'area verde che è diciamo nella pertinenza, quindi dunque faccio un piccolo resoconto un po' di quello che è la situazione. Allora, la proposta di delibera riguarda il completamento dell'area verde di pertinenza del centro polifunzionale esistente in via Casale Ferranti. Tale centro polifunzionale è stato già ultimato e preso in carico dallo stesso municipio 7. Per dovere di completezza si specifica che il parere richiesto ai sensi dell'articolo 49 del DLGS 267/2000 riguarda una delibera di consiglio municipale che ai sensi del protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 ottobre 2017 tra municipio 7 e assessorato all'urbanistica individua l'opera da realizzare riconoscendo l'utilità contingente alla sua programmazione e realizzazione ai fini dell'utilizzo delle somme a scomputo degli oneri concessori. Ne consegue che con la delibera in oggetto non si approva il progetto né un quadro economico e si tratta esclusivamente di un atto di programmazione. Quindi nel merito si tratta di un intervento realizzato a scomputo degli oneri concessori dal Consorzio di Lucrezia Romana con i soldi pubblici dovuti in parte per il condono edilizio ed in parte dovuti dai comparti edilizi del piano di zona numero 33 Lucrezia Romana. L'importo speso per il progetto completo si aggira sui 1,5 milioni di euro e la realizzazione del solo centro polifunzionale è pari a circa 500.000, comprese le sistemazioni esterne. E va considerato che una parte consistente delle spese è stata assorbita dagli scavi archeologici. Infatti la zona è ricca di reperti e si trova sul vecchio tracciato della Via Latina. Allora, l'intervento è stato realizzato in tre fasi. Quindi abbiamo un adeguamento stradale in via del Fosso di Gregna con la costruzione della fogna mista e realizzazione dell'impianto di illuminazione. E in questa fase è stata fatta anche una campagna di saggi archeologici, che sono quelli che hanno portato via delle risorse economiche in modo abbastanza rilevante. Poi c'è una seconda parte che riguarda la realizzazione dell'area verde con giochi bimbi e un'area a parcheggio e poi c'è la terza che è nella sostanza è proprio il centro polifunzionale. Allora, beh, praticamente nell'atto, appunto, nel solco del protocollo d'intesa di cui abbiamo detto prima e con i pareri favorevoli degli uffici vuole deliberare di realizzare l'area verde di completamento del centro polifunzionale Casa del Quartiere, per cui impegna la Giunta, per quanto di competenza, ad adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione di quanto deliberato. Questo è quanto. Grazie. Grazie consigliere. Interventi? Non ci sono interventi? Bene, allora passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Totti. Sì, ci siamo confrontati in commissione col comitato di quartiere Osteria del Curato. Penso che non ci siano problemi e c'è chiaramente la condivisione di Forza Italia rispetto a questo. Questa sistemazione aria verde a completamento del centro polifunzionale Casa del Quartiere. Perciò voglio dire, penso che sia scontata il voto favorevole di Forza Italia rispetto a questo, perché è un'opera importante per un territorio che ancora vive grosse difficoltà. Grazie. Altre dichiarazioni? Non ci sono dichiarazioni, quindi passiamo direttamente alla votazione. Favorevoli? Contrari?
vado. Contrari? Astenuti? Ecco, la delibera viene approvata con 12 voti favorevoli, nessun contrario e 6 astenuti. Grazie. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno, mozione a firma dei consiglieri De Gidio, Vidrotti, Gugliotta e Biondo, avente ad oggetto programmazione iniziative di rafforzamento e programmazione per emergenza freddo, centri di accoglienza notturni municipali. Relatore, grazie, prego consigliera. Ce n'ho una sola. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Sì, la mozione ha appunto ad oggetto la programmazione di iniziative di rafforzamento e di programmazione per prevedere dei centri di accoglienza notturni municipali. C'è una questione, diciamo, prioritaria che io credo che dobbiamo chiarire in questa città e quindi che è importante ribadire in questo Consiglio Municipale. Abbiamo scritto anche noi nella mozione emergenza freddo tra virgolette per capire di che cosa stiamo parlando, ma forse sicuramente è assolutamente improprio ogni anno parlare di emergenza freddo, come se gennaio non arrivasse tutti gli anni e come se ogni anno ci ritrovassimo a gestire una situazione appunto di emergenza, proprio che non è emergenza perché è arrivato il freddo, è emergenza perché non siamo stati in grado come amministrazione di programmare gli interventi necessari. E allora, proprio perché diciamo la stagione invernale ci ripropone ogni anno il problema del freddo e rende necessario fornire degli strumenti e delle attività utili a chi molto spesso, e ce ne sono tanti anche nel nostro territorio, non ha una fissa dimora e si ritrova a dormire in ricoveri notturni di fortuna, abbiamo così si sente? Sì. Come sapete, tra dicembre e gennaio, ovvero negli ultimi due mesi, a Roma sono già morte 11 persone per il freddo ed è per questo che questo tema non può non interrogare la politica e l'amministrazione di questa città in una maniera, diciamo, più solerte di come abbiamo fatto in passato. Oltretutto questa è una competenza del Comune di Roma, perché l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 616 del 77 prevede proprio che la competenza relativa alla predisposizione e all'erogazione dei servizi sociali rivolti a persone o gruppi che si trovino in situazioni di bisogno o di emarginazione sia proprio in capo al Comune di Roma. Questo non per dire che il Comune di Roma non faccia niente su questo argomento. Come sappiamo, alcuni spazi per l'accoglienza sono previsti, ma sono assolutamente insufficienti e, come dicevo all'inizio, la programmazione che si fa non è sufficiente e non è prevista nei tempi opportuni. Questo a maggior ragione in una città come Roma, dove da una parte è complicato, data l'estensione del territorio, avere una fotografia completa di questo fenomeno e dall'altra anche per un motivo che ci ripetiamo ogni volta che ci ritroviamo, diciamo, a dover affrontare un problema in questa città, ovvero la gestione socio-amministrativa di Roma Capitale, che da una parte dà ai municipi il ruolo di ente di prossimità che deve in qualche modo, soprattutto per quanto riguarda le politiche sociali, segnalare le situazioni di necessità, ma dall'altra dà la responsabilità e la gestione delle politiche sui senza fissa dimora a livello centrale di Dipartimento di Roma Capitale. Noi però, diciamo, siamo sicuri
che i municipi possano anche attivarsi per attivare un'ospitalità aggiuntiva rispetto a quella che è previsto il Dipartimento di Roma Capitale. Questo è stato fatto ad esempio quest'anno dal terzo municipio, dove il presidente Giovanni Caudo e la giunta del terzo municipio, nell'ambito del piano inverno 2018-2019, hanno promosso la realizzazione di un progetto territoriale destinato all'emergenza freddo per ospitare 25 persone senza fissa dimora in alcuni locali, attivo 7 giorni su 7. Come l'hanno fatto? L'hanno fatto tramite un bando che è stato fatto a settembre, che è stato, e quindi è stato assegnato questo servizio ed è iniziato all'inizio di gennaio. Questo per dire appunto che dove si riesce a programmare per tempo le soluzioni, per quanto chiaramente non riescono a esaudire tutte le necessità, ma sicuramente fanno un lavoro importante. È per questo, diciamo, che noi pensiamo che questo municipio si debba, come tanti altri, si debba interrogare su che cosa possiamo fare noi, perché appunto mentre siamo qui a pensarci le persone in questa città stanno morendo, e questo veramente fuori da ogni retorica, però è un fatto che ci deve interrogare personalmente, politicamente e collettivamente come Consiglio Municipale. Vi ringrazio per averci fatto discutere in tempi utili questa mozione. Lo stesso non sta succedendo al Comune di Roma, dove la stessa mozione è stata presentata qualche giorno prima di noi, è stata presentata intorno al 10 gennaio, e il Presidente dell'Assemblea Capitolina ha detto che c'erano altre cose all'ordine del giorno. Ecco, ci piacerebbe che anche al Comune di Roma si assumessero la responsabilità di quello che sta succedendo nella nostra città, perché discutere, diciamo, del tema del freddo e dell'accoglienza notturna per i senza fissa dimora a marzo o ad aprile sarebbe veramente una presa in giro per tutti noi. Per questo la mozione chiede sostanzialmente due cose. La prima è quella di promuovere immediatamente la realizzazione di un progetto territoriale che favorisca l'integrazione sociale dei senza fissa dimora e di persone in difficoltà presso una struttura che da individuare nel territorio del settimo municipio, con possibilità di ospitalità notturna. E dall'altra, per l'inverno prossimo, lo stiamo dicendo con un anno di anticipo e quindi non avremo alcuna scusa, di programmare in tempi utili interventi volti alla realizzazione di un progetto concreto di inclusione sociale ed ospitalità notturna per il periodo invernale per l'anno 2020 nel territorio del settimo municipio. Vi ringrazio. Grazie consigliera. Interventi? Non ci sono interventi? Prego, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, per quanto riguarda il piano freddo, noi abbiamo già affrontato il tema in commissione l'anno scorso per analizzare quelle che erano le necessità e i bisogni delle persone senza fissa dimora e l'offerta attualmente disponibile all'interno del nostro municipio, sia con erogazione di servizi diretti che con erogazione di servizi a livello dipartimentale. Allora, da quell'incontro si è evinto che abbiamo a disposizione delle strutture che forniscono erogazione di pasti diurni e serali in circa 7 mense feriali e una festiva a livello dipartimentale. Abbiamo già avviato un percorso sia nel 2017 che nel 2018 di accordi con quelle che sono le realtà presenti all'interno del nostro territorio, che offrono servizi di accoglienza, erogazione pasti, socializzazione per le persone senza fissa dimora oppure in stato di indigenza. Quindi diciamo che a livello municipale, attraverso il segretariato sociale e i servizi sociali, noi offriamo una prima accoglienza che consiste nell'assegnazione di una residenza fittizia Modesta Valenti 7, come servizio base
per dare subito l'opportunità alle persone di usufruire insomma, anche di un semplice cambio diciamo, di documenti, insomma, erogazione di certificati, eccetera. Questo per quanto riguarda il lato amministrativo. Per quanto riguarda il resto, la persona viene presa in carico da un assistente sociale che attiva tutti quelli che sono gli strumenti attualmente a disposizione della nostra amministrazione. Quindi un'assistenza economica, un contributo economico laddove necessario e così via. Questo è quello che diciamo, noi facciamo direttamente. In più, come dicevo, nel 2017 è stato avviato un accordo di collaborazione di questa amministrazione con le diverse realtà presenti nel territorio, ad esempio il Municipio 7 e l'IPAB Asilo di Savoia hanno firmato un accordo di collaborazione al fine di attuare interventi in favore dei più deboli, quindi minori, anziani, disabili, volti a migliorare la qualità della vita e avviare interventi atti a ridurre le criticità in tutto il settore socioassistenziale. Interventi di sostegno alle famiglie con minori e persone anziane a rischio di estrema povertà. L'asilo di Savoia ha elaborato il progetto Emporio Savoia Abito Qui, realizzato in partnership con la Caritas diocesana di Roma e con la cooperativa Roma Solidarietà, mirato al sostegno di spesa alimentare per 50 famiglie anziane in stato di indigenza. Sono stati attivati interventi di sostegno abitativo e aiuto all'inserimento in strutture residenziali per la terza età di persone anziane in stato di indigenza, interventi di carattere socializzante, aggregativi e socioculturali volti alla promozione dell'invecchiamento attivo, nonché alla prevenzione e al contrasto dell'isolamento sociale, della perdita dell'autonomia e dell'autosufficienza di persone anziane. Attualmente già da tempo sono in corso degli incontri ai quali ho personalmente partecipato, alla presenza dell'assessore alle politiche sociali di questo municipio Mammì, agli assistenti sociali municipali che seguono questa categoria di utenti che necessitano di questi servizi, la Croce Rossa Italiana, in particolare il Comitato Locale Roma 7 e l'IPAB, e anche il Vescovo ausiliare, diciamo, responsabile del nostro quadrante, perché il Municipio 7 già da tempo intende attivare un servizio di assistenza e accoglienza alle persone fragili che vivono in strada e che sono residenti nel nostro municipio. La finalità di questo servizio è quella di accogliere e fornire pasti caldi, lavanderia, cambio abiti, docce e pernottamento, ma anche e soprattutto percorsi di inclusione sociale con la collaborazione dei servizi sociali municipali. I destinatari sono appunto quelli diciamo citati all'interno di questo atto, quindi persone senza fissa dimora che gravitano nel nostro territorio e segnalate dal servizio sociale territoriale. Quindi, come dicevamo, le attività previste sono quella dell'accoglienza notturna, i pasti caldi, la lavanderia, la doccia e il cambio di abiti. In questi giorni è previsto un nuovo incontro perché la problematica oggettiva è la carenza all'interno del nostro territorio di una sede per fornire l'accoglienza notturna, cioè in questo momento non abbiamo all'interno delle nostre disponibilità nell'immediato una struttura tale da poter accogliere queste persone garantendo un'accoglienza notturna. Per chi non lo sapesse, una struttura di questo tipo è una struttura di una certa dimensione e tipologia, deve garantire degli spazi minimi per ogni persona accolta, deve garantire una suddivisione dei servizi igienici per genere, maschile e femminile, e una serie di caratteristiche che rientrano all'interno di strutture di una certa levatura. Quindi continuiamo a cercare, continuiamo anche attraverso quegli enti che vi ho comunicato prima, per capire se ci sono delle disponibilità in questo senso. Nel frattempo diciamo siamo attivi
con tutti i servizi che vi dicevo prima, e comunque diciamo, noi condividiamo assolutamente questa proposta, perché diciamo, ricade nell'assistenza alla persona, nella possibilità di offrire un servizio in più a queste persone che sono in grossa difficoltà. Considerate che molte volte la stessa sala operativa sociale ci fa presente che ci sono delle problematiche di ricovero notturno per alcune persone, in quanto le stesse, in possesso delle proprie facoltà mentali, rifiutano spontaneamente di essere accolti per la notte. Cioè, ci sono delle persone che decidono volontariamente di rimanere a dormire per strada, e quindi, salvo casi in cui questa è una delle problematiche forti, diciamo, di questo tipo di servizio di accoglienza, salvo casi in cui viene diagnosticata una patologia mentale attraverso la quale, solo con un'autorizzazione di un medico psichiatra, è possibile intervenire attraverso un trattamento sanitario obbligatorio, diversamente non è possibile costringere, proprio nel rispetto dei diritti umani, queste persone a usufruire per forza di questa accoglienza. A livello capitolino il servizio è stato ampliato, lo raccontavo già l'altra volta in occasione della discussione dell'atto presentato dal Partito Democratico del Comune sull'associazionismo e il volontariato. Tra l'altro sono state attivate anche ulteriori servizi che danno la possibilità di accogliere le persone senza fissa dimora anche con i loro amici animali, amici di compagnia, perché molti rifiuti arrivavano da queste persone perché purtroppo non erano presenti delle strutture che potessero accogliere anche questi animali di compagnia. Invece è stato ampliato il servizio in questo senso, quindi alcune strutture consentono questa possibilità, e riusciamo a ricoverare, tra virgolette, anche i piccoli amici di queste persone. Per il resto, come dicevo, ci stiamo muovendo, stiamo aspettando delle risposte sulle strutture attualmente disponibili, e sarà mia cura, con piacere, condividere anche all'interno della Commissione quello che è lo stato d'avanzamento su questo tema, ma vi assicuro che diciamo, noi condividiamo questo tema e stiamo cercando di fare il più possibile. A differenza di altri municipi, non siamo fortunati, tra virgolette, nel senso, non abbiamo strutture da poter utilizzare subito, altrimenti l'avremmo ovviamente già fatto, anche perché tra le strutture che noi abbiamo disponibili, ad esempio, avevamo pensato ovviamente ai beni confiscati, no? Quale migliore utilizzo di un bene confiscato per offrire anche accoglienza a queste persone? Consigliere, cortesemente concluda, grazie. Scusa, giungo alla conclusione. Purtroppo questo tipo di sedi, diciamo, sono in zone non facilmente raggiungibili, perché poi la difficoltà di queste persone sono anche gli spostamenti. Ecco perché noi ci appoggiamo al primo municipio, un po' come fanno anche i municipi a noi limitrofi, perché hanno questo tipo di strutture per l'accoglienza. Ci impegniamo a continuare a cercare di individuare strutture di questo tipo e, ripeto, vi aggiorneremo in commissione per farvi sapere, insomma, come stiamo procedendo in questo senso. Grazie. Grazie, consigliere. Altri interventi? Prego, consigliere Virotti. La ringrazio. In realtà, al netto delle cose finora dette, sulle quali io personalmente ho delle perplessità a livello generale, invece rispetto a quanto riferito dal Presidente della Commissione Affari Sociali, io ricordo bene che negli anni scorsi in realtà ci trovavamo in una situazione analoga, perché appunto già a suo tempo c'era una insufficienza delle strutture adatte ad ospitare, soprattutto in alcuni periodi dell'anno in cui è ovvio che purtroppo il freddo è
aumenta e quindi è necessario, soprattutto nel mese di dicembre, di gennaio, potenziare alcuni servizi, mi ricordo che ci trovammo in una situazione appunto analoga e una delle difficoltà che si trovarono era quella di aprire appunto il patrimonio già disponibile senza andare a cercare chissà dove, perché non c'erano quelle condizioni che potevano permettere la disponibilità immediata e l'adeguamento di alcuni spazi per l'accoglienza ed il ricovero notturno. Quindi, mentre da una parte sono d'accordo, dall'altra però mi duole rammaricare invece che almeno uno sforzo da parte dell'allora assessora Cutini, mi ricordo, ci fu in più, cioè una risposta dell'amministrazione centrale in alcuni momenti ci fu, proprio su una richiesta pressante dei municipi. Che cosa si fece, ad esempio? Un raccordo con le parrocchie. Mi ricordo che ogni municipio aveva le sue di riferimento, gli spazi che questi mettevano a disposizione. Mi ricordo che c'era una consigliera appunto nel 2013-2014 che conosceva molto bene questo sistema e quindi diciamo, si era adoperata affinché appunto potesse entrare in contatto con tante più persone possibile per diffondere queste informazioni e per cercare di aiutare in un modo o nell'altro. Pertanto, diciamo, questo non si limitava solo all'apertura di alcune stazioni della metropolitana o allo sforzo che stanno facendo alcuni municipi, in particolare nel nostro atto e la consigliera Biondo citavano l'esempio del municipio terzo, ma anche il primo municipio ha lavorato per l'apertura di un altro spazio analogo che poi terrà nella sua programmazione all'interno del piano regolatore sociale. Non sarà un servizio che lascerà diciamo adatto e adattato solo ad alcuni momenti, come in questo caso appunto l'emergenza freddo e quindi per il ricovero di persone senza fissa dimora, che ricordo, diciamo, anche per le caratteristiche a cui faceva riferimento il consigliere Principato, molto difficilmente e spontaneamente sono persone che andranno al segretariato sociale a chiedere la modesta valenti o una residenza. È un'altra cosa e oggi, diciamo, inserirla dentro questa discussione non aiuta, diciamo, a far emergere quello che invece purtroppo sta emergendo i dati che stanno emergendo nella nostra città. Quindi sono due cose che io vorrei si tenessero distinte e separate anche per una questione di onestà intellettuale. C'è un problema sulla città di Roma, perché è ovvio che il Comune di Roma non sta rispondendo come dovrebbero, magari per i problemi che ci sono, diciamo, mi sembra una cosa abbastanza strana, appunto per il recupero anche di strutture alternative che siano adeguate a questo, magari facendo forza su quella catena e quella rete di associazionismo, di volontariato, di rete appunto parrocchiale che c'è e anima le nostre città in alcuni momenti, o a differenza si può fare anche in nome di un tanto decantato decentramento richiesto a gran voce dalla Presidente del nostro municipio in tutti i luoghi e in tutti i modi, non solo per tappare le buche ma anche per dare una risposta alle persone più fragili che sono e gravitano nella nostra città e anche in questa parte di territorio. Questo lo dico perché si è fatto, non so se in modo, diciamo così, voluto oppure in modo involontario, si è voluto omettere quello che invece è il punto di forza dell'iniziativa della Giunta del Terzo Municipio. Perché si parla di un piano inverno che è stato fatto ad hoc da una giunta municipale e che si occupa esattamente di quelle cose e di quelle criticità che erano citate prima, ovvero di trasporto, cioè cercare anche nelle zone delocalizzate di diciamo, incanalare quelle richieste, quindi trasportarli nelle sedi che sono state trovate, una doccia e un pasto caldo. Certo, vuol dire ovviamente fare uno sforzo ulteriore, non è detto che ci si riesca, però almeno non preclude il fatto che stiamo attendendo la ricerca di alcuni spazi che sono adeguati e che probabilmente noi vedremo forse st'estate, cioè
non c'entra nulla, o a meno che, e questo diciamo è anche parte di questo atto, non si sta facendo riferimento a questo nel passaggio successivo, che è quello di programmare gli interventi utili che si possono programmare, nel corso del prossimo anno. Però oggi parliamo di adesso. Prendo a questo punto per buono quello che dice il Presidente della Commissione Affari Sociali: in questo momento non abbiamo una disponibilità di spazi. Io penso che se ci mettiamo invece intorno a un tavolo, ognuno di noi trova una, propone, immagino, conosce, avanza una proposta. Quindi non solo è un invito a discuterne oggi in aula, ma è cercare anche al di fuori delle sedi che ci ritrovano e ci vedono riuniti nei giorni stabiliti, una modalità anche di discussione e di confronto che magari può aiutare anche la cittadinanza che non conosce o che non sa come fare, perché io ho visto addirittura gruppi di retake che si sono trasformati in volontari che vanno alla stazione Termini consegnare quello che raccolgono nelle loro gruppi di retake, cioè chi fa decoro urbano in modo volontario per la nostra città in questo momento sta facendo un'altra cosa. Ci sono del consiglio di cortesemente. Grazie, io lo so che c'è, se mi sollecitano cortesemente. Non è che si può sempre fare così. Grazie che c'è sempre solo il volontariato. Bisogna capire come ci parla la politica con quel volontariato e se ci vuole parlare. Dopodiché io penso che ognuno di noi si sente, diciamo, dentro una discussione senza una critica a chi ci governa. Noi stiamo facendo una proposta e tra l'altro stiamo anche dicendo che ci sono degli esempi utili sui quali ci possiamo appoggiare e possiamo fare un tentativo di confronto e costruzione di un progetto analogo. Poi se ogni cosa deve essere vista con pregiudizio, anche quando parliamo di argomenti di questo genere, veramente, cioè, a un certo punto facciamo meglio, fanno meglio gli altri a non fare proposte e guardarsene bene di venire a discutere solo quelle che fa la maggioranza. Pertanto chiudo dicendo che non solo è auspicabile appunto un confronto, come dicevo prima, non solo nella commissione ma anche appunto diciamo in un tavolo di confronto tra maggioranza e opposizione, penso. Presidente, è difficile proprio. Cortesemente lasciamo parlare la consigliera, grazie. Io non vi chiedo solo, però almeno, sai, complicato. E quindi non solo di discutere, perché magari è interessante, può essere interessante, mica è detto. Sarebbe magari auspicabile incontrarci e capire, magari in una riunione di maggioranza e opposizioni, e cercare una soluzione alternativa, o come provare a tentare una strada, o quantomeno cercare di ampliare quell'offerta che in questo momento non c'è all'interno del piano regolatore sociale in modo secco e deciso, cioè non c'è un piano inverno. Certo, c'è tutto quello che dice passi per il segretariato sociale, c'è una presa in carico, ci sono i luoghi di accoglienza, c'è l'accordo con l'IBAB, con l'asilo Savoia, cosa che c'è sempre stata, come dice qualcuno che è sempre attento a quello che dico io, e quindi questo lo sappiamo. Ci potrebbe essere dell'altro, c'è cioè un pezzo che si chiama piano inverno, per esempio. Discutiamone, cerchiamo magari di lavorarlo insieme e di dare, in nome di un decentramento vero, anche sulle politiche sociali, sui servizi per la fragilità e per i minori, così facemmo e tentammo di fare con quelle difficoltà, per esempio, a cui ho fatto riferimento all'inizio, di chiedere un'apertura degli spazi, per esempio, dei centri anziani. Non ci riuscimmo e anche lì, al netto di quella catena di accoglienza che aveva aperto le chiese, le parrocchie, il nostro territorio, si era dimostrato insufficiente. Una parte ci chiese a noi come amministrazione: perché non aprite anche gli spazi? Provammo, tentammo, ma ci risposero che non era possibile proprio per quei problemi a cui faceva riferimento Principato, ovvero i servizi igienici, quegli adeguati spazi, tutto quello che insomma conosciamo bene, e pertanto diciamo, non riuscimmo a dare. Ma almeno avevamo un piano diciamo, più esteso a livello, più capillare a livello comunale. Pertanto, viste le criticità che abbiamo tutti diciamo, anche condiviso in questa prima discussione, penso che ci siano anche le condizioni per fare un lavoro a posteriori a seguito della votazione di questo atto. Grazie. Grazie consigliera, altri interventi? Prego consigliera Zidoli.
Sì, mi dispiace, io sono una di quelle che stava parlando e quindi ha disturbato la consigliera Vitrotti. Mi dispiace, anche se poi mi rendo conto che io quando sono lì lo vedo, qui parla tutta l'aula e si è parlato anche durante l'intervento del consigliere Principato. Me ne rendo conto dall'intervento perché non è stato recepito quello che ha detto. Eppure l'ha spiegato bene. Sì, nella scorsa consigliatura si usavano le parrocchie, invece in questa no, in questa non si usano le parrocchie, ci sono accordi col vicariato, non è che diciamo, l'associazionismo esiste solo da una parte, non è che il volontariato esiste solo da una parte, anche noi abbiamo coinvolto le parrocchie, ma ci siamo resi conto che non è il problema, diciamo, il modo risolutivo, no? E quindi siamo d'accordo con la consigliera Vitrotti, quello che è stato fatto finora, prima, nelle scorse consigliature e anche adesso, che è coinvolgere l'IPAB, coinvolgere il vicariato e le sue parrocchie, che sono sempre attenti e, voglio dire, collaborano e lo stanno facendo anche adesso, non è risolutivo perché non è un progetto di lunga scadenza e non è un posto che puoi gestire da te. Devi sempre stare in attesa dell'accordo, accordo che va rinnovato sempre e quindi ogni anno ti ritrovi con lo stesso problema. Quindi io non credo che bisogna scaldarsi molto su questo tema perché mi sembra di aver capito dalle parole di Principato che siamo tutti d'accordo. Cioè il problema come è stato gestito finora non può andare. È vero pure quello che dice la consigliera Vitrotti, il settimo municipio lotta per il decentramento e quindi non gli basta la soluzione quella proposta dal comune che è appoggiarsi alle strutture esistenti, perché è vero anche noi dobbiamo appoggiarci al primo municipio perché lì la struttura c'è, il settimo municipio vuole andare oltre e ha bisogno dell'aiuto di tutti, anche delle opposizioni. Il settimo municipio vuole una risoluzione che sia definitiva, quindi trovare uno spazio, ma questo l'ha detto il consigliere Principato, quindi io poi rimango anche stupita perché mi rendo conto, perché lo vedevo che non veniva ascoltato, cioè queste cose le ha già dette, sì siamo d'accordo, vogliamo una soluzione definitiva, che significa avere uno spazio nostro che abbia certe caratteristiche e non è facile reperirlo e non può essere andare a trovare lo spazietto nei centri anziani perché lì ci rimetti il giorno. Questo già succede, già ci sono strutture che stanno fornendo pasti, docce, lavanderia, ma l'ha già detto. Cioè non è che in questo momento mentre noi stiamo parlando la gente non può andare di giorno a trovare un rifugio e un aiuto. Il problema è la notte nel piano freddo. E allora siamo tutti d'accordo. Quindi penso che non ci sia bisogno di scaldarsi, bisognerebbe ascoltare di più le parole dell'uno e dell'altro. Questo voglio dire perché? Perché ha già spiegato che si sta lavorando già nel municipio anche per trovare lo spazio, anche per trovare questo spazio, proprio perché ci piace il decentramento, proprio perché ci piace il tema. Quindi di che stiamo parlando? Vogliamo discutere anche oggi su questa cosa e fare quelli di prima hanno fatto meglio, quelli di dopo hanno fatto peggio? Oggi sono io che lo dico a voi, hanno fatto, diciamo, non è mai bastato quello che è stato fatto perché ci sono i morti oggi ma ce n'erano anche ieri, quindi stiamo ripartendo qui tutti insieme, come dice la consigliera Vitrotti, per cercare un modo tutti insieme di appoggiare una soluzione che sia definitiva. Mi sembrava di aver capito che lei, consigliere Principato, avesse detto condividiamo il tema, quindi diciamo andiamo avanti in maniera costruttiva su questo perché la soluzione giornaliera non basta, quella già c'è, le parrocchie ci sono, l'IPAB c'è, ci sono le associazioni di volontariato, non solo il retake, non basta, serve una struttura municipale perché il municipio, come dice anche la consigliera Vitrotti, io sono d'accordo, deve poter garantire quel minimo ai, diciamo, ai suoi cittadini indigenti che hanno bisogno nei momenti di difficoltà. Poi se accetteranno o non accetteranno, questo è tutto un altro discorso, sono le problematiche che già conosciamo che sono in seno ai servizi sociali, ma quelle si affrontano di volta in volta, quindi diciamo, non è un problema da tenere in considerazione in questo momento. In questo momento è, vogliamo lottare tutti per una cosa del genere? Questo mi sembrava di aver capito fosse l'intervento del consigliere Principato, quindi diciamo invece di scaldarci, invece di lamentarci, questo lo dico come persona che sta sempre là, perché è vero che poi si dice non mi fanno parlare, ma questo è da entrambe le parti. Guardate, io prima ero attenta, mentre parlava Principato c'era il delirio, quindi stiamo attenti. No, il video, poi il video vi dico.
dimostrerà. Quindi voglio dire, stiamo attenti, ascoltiamoci tutti quanti e vediamo se possiamo ottenere qualcosa, diciamo, che abbia senso e un valore aggiunto per tutti. Grazie. Grazie consigliere, altri interventi? Prego consigliere Ciancio. Grazie presidente. No, per dire che qua sia nei fatti che dentro di noi nessuno si sta scaldando, un po' l'ambiente è pure quello che è, quindi potete constatare che cos'è quest'aula. Mentre parlava il consigliere di maggioranza io l'ho ascoltato senza fiatare. E penso nessuno da questa parte, rispetto a quello che raccontava, proprio nel momento in cui ha detto il consigliere condividiamo, io ho avuto un sussulto di, come di, quindi vuol dire che si può condividere, fare un progetto, programmare quindi tempi precisi su un'altra modalità, quella che raccontava prima la consigliere Vitrotti e ancora prima la consigliera Biondo. Io sono, quindi nessuno si è scaldato da questa parte. Presidente, lei oggi sta nei banchi da consigliere perché è la 24esima consigliera, giustamente, ma le assicuro che nessuno si è scaldato da questa parte. E quindi su questo tema, dove è inutile dirvelo, la sera trovano rifugio dal freddo in posti alquanto veramente provvisori, dobbiamo ringraziare chi del volontariato si occupa di notte e di giorno per distribuire, ma non è questo il progetto che si chiede, io almeno penso e dovremmo insieme trovare una soluzione, è quello di dire questo municipio può, visto che partendo da San Giovanni nascondono le coperte nei cassonetti, ci sono una serie di personaggi notissimi che non vanno di sera neppure a dormire, ma dormono in alcuni centri commerciali, io li ho visitati, quindi c'è necessità e richiesta. Allora, di fronte a queste richieste, è vero che adesso è allentato, però credetemi, io vengo da un paese molto caldo dove pensavo che fosse il caldo veramente nemico dell'uomo. Dopo che sono andato per un anno sul Gran Paradiso, nei paesi freddi dove ho visto il freddo e il freddo che c'è adesso a Roma e in questi giorni, credo che veramente è quello che dovremmo fare tutti. Quindi sedersi intorno a un tavolo per trovare nelle pieghe o delle risorse della 285 o nelle risorse del municipio un luogo idoneo per dire il municipio ha promosso questa iniziativa valida che funziona sempre, ogni anno, senza fare l'emergenza che arriva all'improvviso, all'incoscienza per salvare. Ci vuole un progetto, una programmazione condivisa. Se lo chiedono le forze di minoranza, come dire, può essere anche condivisibile, state governando voi, per cui alla fine di tutto regna una cosa, che qualsiasi cosa che si fa in questo municipio per questi 5 anni sarà intestata a questa maggioranza, a voi che state governando, quindi buona, cattiva, mediocre, sufficiente, comunque verrà addossata a voi questa responsabilità. Per questo vi chiedo di riflettere, sono rimasto molto compiaciuto se è vero che ne condividono l'atto, ma se invece dice noi condividiamo il problema ma non si condivide l'atto, vuol dire che come si affossa di nuovo qualsiasi proposta che arriva da un'altra parte. Se invece la proposta viene accolta, oggi stiamo parlando di questo atto, quindi io ne sono compiaciuto se il Presidente della Commissione, che poi è una commissione importante, si occupa pure di questo e insieme a tutta la maggioranza condivide un atto che va nella direzione speciale di fare qualcosa che resta e si vede per sempre nel nostro municipio. Grazie. E
È iscritto a parlare il consigliere Dodi, che prima aveva fatto richiesta, grazie. Sì, rispetto all'emergenza freddo e all'accoglienza notturna, in questo caso ecco, c'è l'indicazione dell'accoglienza notturna municipale. Io penso che debba essere un impegno forte di questa amministrazione e anche di questo consiglio e anche di maggioranza e opposizione. Non basta, io penso, quello che è molto e presentissimo su Roma, cioè il volontariato cattolico, la Caritas, rispetto a questo, ma c'è bisogno di una struttura definitiva municipale che si impegni fortemente nei nostri quartieri. Ecco, in questo l'autonomia che abbiamo sempre portato avanti noi come forza politica in questo consiglio municipale, e anche io ho detto, ribadito magari allora da soli in sede di campagna elettorale, un discorso forte rispetto all'autonomia, un discorso perciò che io voglio ribadire che sia unitario di tutte le forze politiche rispetto a questo, che è un problema gravissimo che vivono tante persone. Si parla quasi di più di un migliaio di persone nella città di Roma che vivono purtroppo questo problema. Perciò rispetto a questo io sono d'accordo sia sugli interventi che sono venuti dalla maggioranza sia dagli interventi che sono venuti dall'opposizione, perché rispetto a questo io penso che non si debba parlare di maggioranza e opposizione, ma di, come ho detto, un impegno unitario di tutti per cercare di dare finalmente una risposta di tipo municipale a questo gravissimo problema. Perciò da parte mia chiaramente ci sarà un voto favorevole rispetto a questa mozione, indipendentemente che l'abbia presentato. Io l'ho detto tantissime volte, Partito Democratico, Fratelli d'Italia o 5 Stelle, questo è un impegno che prescinde da un discorso partitico, ma un impegno sociale forte che deve avere questo municipio e questa assemblea rispetto alla risoluzione finalmente di questo problema che è l'emergenza freddo e l'accoglienza notturna a livello municipale. Grazie consigliere, altri interventi? Prego consigliere Cunnella. Soltanto per fare un po' di chiarezza sull'atto, perché è vero che l'accoglienza notturna e l'assistenza ai bisognosi sono due argomenti separati, lo sappiamo che sono due argomenti separati, ma voi nell'atto avete parlato di due cose. Poi è ovvio che il tema, diciamo, in discussione verte sull'emergenza più concreta e temporale, che è quella notturna. Infatti si sta parlando solo di quella notturna, ma il consigliere Principato non voleva immischiare le carte parlando anche di quello che fanno i servizi sociali, perché nell'atto voi avete messo due punti che sono diversi. Il secondo è sull'emergenza freddo, il primo è un punto più comprensivo e più generale. Quindi Principato, visto che noi ci siamo letti l'atto con molta attenzione, ovviamente meno di voi che l'avete scritto, immagino, è un atto che parla di due punti, non soltanto dell'accoglienza notturna. Quindi, a seguito di un attento esame del vostro atto, il consigliere Principato, a nome del gruppo, ha ben spiegato sul primo quello che è in essere, oltre che la volontà, sul secondo quello che è la volontà e quello che in essere si sta cercando di fare. Non voleva travisare o buttarla in caciara, come si dice. Quindi sono due argomenti separati, ma li avete uniti, fanno parte dello stesso atto, non si parla solo di freddo notturno. Quindi insomma, un po' di chiarezza. Grazie. Grazie consigliere, altri interventi? Non ci sono, allora passiamo alle dichiarazioni. Ah, prego, vuole concludere? Perché credo non ci siano altri interventi, quindi se vuole fare l'intervento di chiusura, prego. Grazie Presidente, grazie per aver discusso tutti insieme quest'atto. C'è sempre una questione, diciamo, soprattutto quando parliamo di argomenti così importanti e così urgenti, ovvero venire qua per dirci e per complimentarci che ogni tanto siamo anche d'accordo tra di noi, perché insomma continua a non funzionare.
Dicevo, la questione non è, per quanto sia diciamo, una novità importante, dirci tra di noi che siamo d'accordo. La questione è capire come questo problema lo risolviamo insieme, come diceva la consigliere Vitrotti, perché se no sembra quasi, dalle vostre parole, permettetemi, che ci diciamo ma su questa cosa siamo d'accordo, è sacrosanto, purtroppo quest'anno è andata così. Mo per l'anno prossimo vediamo di riuscirci in tempo, che è già un passo avanti rispetto a quello che è successo quest'anno, rispetto a quello che è successo nel 2017, ma che non può bastarci, ma non può bastarci non come Partito Democratico, come Movimento 5 Stelle, non può bastarci come cittadini di questa città. Perché mentre noi diciamo che purtroppo quest'anno uno spazio non l'abbiamo trovato, le persone in questa città continuano a morire e vi assicuro, e ce lo dicono le associazioni di volontariato che avete citato, che quando gli spazi si trovano e quando le opportunità si offrono, le persone non vogliono dormire per strada. E il fatto che la nostra sindaca ci dica che il tema è che non ci vogliono andare e non che c'è un problema, che i posti sono vuoti e che quindi il problema sono quelli che stanno fuori e che per rinchiuderli li dobbiamo fare i trattamenti sanitari obbligatori, vuol dire che non abbiamo capito qual è il problema in questa città. Allora, è vero, certo, le strutture esistono, ma appunto, come avete detto voi, esistono le strutture delle associazioni di volontariato, della Caritas, della comunità di Sant'Egidio, ma queste realtà come interloquiscono con i municipi, come interloquiscono con il Comune di Roma, come interloquiscono con il nostro municipio? Questo lavoro è stato fatto, si può ancora fare, perché probabilmente prima ancora di trovare degli spazi del municipio su cui dobbiamo lavorare, e che non è una cosa sicuramente diciamo di immediata soluzione, però ci sono degli spazi disponibili di alcune associazioni che però hanno bisogno del sostegno delle istituzioni e dell'amministrazione municipale, non solo dal punto di vista delle segnalazioni che facciamo, ma anche delle questioni più concrete. Allora forse sarebbe anche utile che questo municipio si facesse portavoce di quella che è la rete di solidarietà che esiste fortunatamente anche nel nostro territorio e trovasse delle soluzioni immediate. Noi abbiamo messo insieme queste due questioni in quest'atto perché da una parte volevamo porre il tema di quello che sta succedendo oggi, ieri, stanotte, domani notte in questa città, in cui le persone continuano a morire di freddo, ma non perché stanno dentro il parco della Caffarella, stanno sotto le nostre case, circondati da palazzi completamente riscaldati, e loro muoiono di freddo. Questa è la domanda che noi ci dobbiamo fare. Come rispondiamo a questo problema in questa città? Da una parte subito che cosa facciamo, e dall'altra, per non ritrovarci in questa stessa situazione, come cominciamo fin da ora, con l'esperienza di quest'anno e con le difficoltà che stiamo affrontando e che affronteremo nel corso di questi mesi invernali, come arriviamo al prossimo anno, a gennaio, che il settimo municipio potrà essere un esempio virtuoso in questa città di accoglienza, di solidarietà per i senza fissa dimora. Ora, io vi ringrazio per questa discussione, sono contenta che siamo d'accordo, però questo non basta. Dobbiamo forse darci anche diciamo dei tempi, delle scadenze, degli appuntamenti tra di noi, delle riunioni con le associazioni, delle proposte che possiamo condividere, perché se no avremo fatto diciamo una votazione all'unanimità su quest'atto, io voglio sperare che voi quest'atto lo votiate dopo quello che ci siamo detti, perché se no insomma abbiamo fatto una discussione paradossale. Neanche siete d'accordo su quello che vi stiamo chiedendo, vuol dire veramente che allora sì, consigliera, avete semplicemente detto che sul principio siamo d'accordo, ma è vero che in questo paese dobbiamo ricominciare dalle basi, dobbiamo ricominciare da diciamo valori di umanità che purtroppo ci stanno abbandonando. Però io diciamo sono arrivata in questo consiglio proponendo insieme al Partito Democratico questa mozione, a partire dal fatto che
il problema esiste, perché se cominciamo anche a negare che c'è un problema di emergenza freddo in questa città, allora non so di che cosa stiamo parlando. Quindi io sono sicura che il Movimento 5 Stelle voterà quest'atto di indirizzo nei confronti della Giunta e che dal giorno dopo, con una sensibilità che su questo io spero ancora ci accomuna, troveremo delle soluzioni concrete a partire dal mese di febbraio. C'è ancora il mese di marzo, ci sono 2 mesi d'inverno ancora davanti a noi, rispetto al quale il 29 gennaio non possiamo permetterci di alzare le mani e dire purtroppo quest'anno è andata così, saremo più bravi la prossima volta. Grazie. Grazie, passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazione di voto? Prego, consigliera. La Lega voterà favorevolmente all'atto. Io credo che sia offrire ospitalità, lo facciamo sicuramente, farlo ancora di più e, come spesso accaduto, rafforzare questa volontà con un atto sia una cosa giusta. Condivido una battaglia, perché effettivamente pensare che la notte, o pensare semplicemente che in questo momento noi siamo qui e siamo, diciamo, moriamo di freddo, ma che siamo dentro quattro mura e che poi però c'è gente che la notte dorme per strada, forse questo è allucinante. A me capita spesso, per questioni personali, di prendere treni, di spostarmi, arrivare alla stazione Termini e pensare che ci siano persone che la notte con dei cartoni dormono al freddo, e pensare che nel 2019 si possa ancora morire di freddo, forse è allucinante. È allucinante. Per questo penso che il voto a questo atto sia un voto di buon senso, sia un voto dato per una giusta causa, e credo che non tolga nulla alla maggioranza, né tantomeno all'opposizione, né tantomeno, se ci troviamo su fronti diversi, trovarci invece d'accordo sul continuare in questo senso e rafforzare anzi le iniziative che vanno a favore e a tutela di queste situazioni di forte disagio, che purtroppo a volte sono un po' invisibili, perché magari sotto casa non li troviamo, ma li troviamo dietro l'angolo, e quindi il discorso di dire finché non ce li abbiamo davanti non ce ne occupiamo non è un discorso che oggi possiamo portare avanti. Quindi mi sento anche di invitare la maggioranza a fare una riflessione su questa, a dare forza ad un atto che in realtà non voglio pensare sia semplicemente del Partito Democratico, ma sia un atto di buon senso a favore di chi vive una situazione di disagio. Grazie. Quindi voteremo, l'ho detto prima, a favore. Un piccolo richiamo, prego, richiamo a regolamento, perché la consigliera ha sbagliato gruppo nell'espressione di voto. La Lega non c'è in Consiglio del Settimo, quindi lei no. Mi sa che sei stato un po' assente tu, invece abbiamo dato l'ok e la Lega è presente anche come capogruppo, tant'è che partecipa alle capogruppo come scuso, Lega. La Lega è il gruppo, Lega o noi con qualcuno? È Lega. Lega noi con Salvini. Lega signori. Noi con Salvini. Non lo so. Ah, deve dire Lega noi con Salvini, lo deve dire per completezza, per i cittadini. Ah, quindi parliamo... Scusa, se è Lega e Lega noi con Salvini, io trovo sterile, mi perdonate, trovo sterile, no, la polemica veramente inutile. No, ma non si adiri per esteso la prossima. Allora, ripeto, non si adiri, consigliera, non è una polemica. No, i cittadini sanno quali sono i gruppi in consiglio, non, cioè, devono essere allora indotti ad errore, tutto qui. Guardi, consigliere, pretenderemo la prossima volta che ogni gruppo, invece di dire PD, dica Partito Democratico, invece di dire Lega, dica Lega noi con Salvini, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, invece di dire bene, il Movimento comunque, voterà, certo, come spesso accade anche da quella parte, occorrerà dire il Movimento 5 Stelle. Mi pare una buffonata, no, ogni volta c'è no, qualcuno che per non, volevo, non dare attenzione a quello che stiamo votando fa polemiche inutili e sterili. Visto concludo che oggi dicendo qui, che, no, visto che oggi, concludo io però non ho concluso, dicendo che non ho Lega concluso. Noi con Salvini, allora, per Lega noi con Salvini, però per cortesia, scusatemi, non è un dibattito. No, non è un dibattito. Allora, ho facciamo concludere il consigliere, dopodiché lei, dopo oggi la faccio rispondere. Ma no, ma suo buon cuore, per carità, ecco tutto qui. Possiamo continuare con le dichiarazioni di voto, cortesemente? Devo rifare o pensa che possa andare bene anche se ho detto Lega, presidente? No, va bene così, grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non abbiamo altre dichiarazioni di voto, allora passiamo.
Prego, consigliere. Grazie Presidente, io sono sempre abbastanza colpito, devo dire divertito, dalla palese faziosità della dialettica del Partito Democratico. Queste sono cose che mi porto dentro, nel cuore, anche negli anni futuri, quando non sarò più consigliere magari. In particolare sono abbastanza divertito dal fatto che ad esempio qui a Settimo Municipio, c'è l'argomento di cui oggi in discussione, si chiama emergenza freddo, mentre al terzo municipio a guida Partito Democratico si chiama piano inverno, per esempio. Cambia la parolina per far passare un senso, come a dire voi qua comunque non state a fare niente, ignorando totalmente il fatto che il piano, come già ha detto il consigliere Principato, è piuttosto, come dire, già articolato sul territorio. Voglio anche aggiungere, visto che si è detto delle parrocchie, sono stati aggiunti i posti nelle parrocchie, tra l'altro. In particolare siamo nella situazione in cui stiamo cercando di allargare questi servizi territoriali, quindi il progetto è già iniziato, ma è già iniziato anni fa, quando siamo entrati, prendendo già in eredità quello che era precedentemente, cercando di allargare con ulteriori posti. Quello che a noi manca in questo municipio è una sede comunale dove ospitare queste persone. Quindi, venendo alla mozione, sono d'accordo col consigliere Cunnella quando prima si dice che sono argomenti staccati, poi sono nello stesso atto, ma per noi va benissimo così. Il primo punto, il piano c'è già. Cioè non è che citando una serie TV abbastanza famosa, gli estranei stanno arrivando, l'inverno sta arrivando solo qui, c'è anche al terzo, solo che là si chiama piano inverno, qui si chiama emergenza. Perché bisogna far capire che questa amministrazione sta in emergenza, no? Perché prima non si è fatto qualcosa, come se il prossimo anno non si dovrà chiamare emergenza freddo, magari si chiamerà, non so, emergenza tiepido. O no, Presidente? Che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Detto questo, sul primo punto il piano, come detto, è già in essere, quindi c'è definirlo, etichettarlo in maniera politica, faziosa, è assolutamente inutile, oltre che comico, è davvero disarmante. Sul secondo punto è già un nostro impegno, e chiudo, è già un nostro impegno, sono già 2 anni che stiamo cercando un immobile adatto per questa cosa, non abbiamo nessuna difficoltà a ribadire alla nostra giunta di trovare un immobile per questo scopo, tanto che quest'atto lo voteremo a favore. Il primo punto, al netto delle ore notturne, già è esaustivo per noi, perché già ci stiamo lavorando e già ci stiamo lavorando bene, non da emergenza, forse da piano, forse come il terzo piano, è più bello piano, è più bello piano. Il secondo punto essenzialmente, che è poi il punto focale di tutto l'atto, al di là di tutto, è la ricerca dell'immobile, già ci stiamo impegnando in questo, ribadiremo questo impegno anche alla Giunta per continuare a farlo, il Consiglio Principale ha detto amplieremo la discussione anche in Commissione per capire tutti insieme, tutto qua, quindi mi dà semplicemente un po' fastidio questa caduta di stile, no? Per mandare un messaggio politico e non essere costruttivi. Noi siamo costruttivi perché l'atto lo votiamo invece, però bisogna essere anche onesti intellettualmente e dire come stanno le cose. Tra l'altro il Consiglio Principato non è stato minimamente ascoltato e su questa ragione la consigliera Zitoli. Grazie Presidente. Grazie, altre dichiarazioni? Prego consigliera Biondo. Grazie Presidente, chiaramente ribadendo che il Partito Democratico voterà a favore, concludo con ancora più amarezza di come sono entrata in questo Consiglio questa discussione, intanto perché che forse le parole sono importanti e quando si discute di un atto del genere dire che si è divertiti è quantomeno fuori luogo, consigliere. Io non sono divertita per niente dell'argomento di cui stiamo parlando e forse tutti noi ne dovremmo parlare con più serietà invece di cogliere l'occasione per fare richiami al regolamento su cose assolutamente inutili, di cui mi sono stupita, consigliere Cunnella. C'è una questione, dato che vogliamo entrare nel merito delle parole, che è la differenza fondamentale, questo sì, tra quello che è successo in terzo municipio e quello che succede nel resto di Roma. E sapete perché in terzo municipio l'hanno chiamato piano freddo? Perché lì un piano è stato fatto, perché si sono accorti in tempo a settembre che poi a gennaio tutti avremmo parlato di emergenza freddo
e quindi hanno costruito, hanno scritto e hanno discusso un piano freddo per l'anno 2019 che non hanno raccontato in consiglio per dirsi quanto erano bravi, hanno votato una memoria di giunta datata settembre 2018 in cui hanno stabilito di fare un bando pubblico per l'assegnazione di un locale non di proprietà municipale ma di un privato che ha messo a disposizione quel locale per il periodo invernale in collaborazione con il municipio che invece ha garantito il servizio di trasporto e ciò che riguardava l'erogazione dei pasti caldi. Questo si può fare invece di dire che la struttura la stiamo ancora trovando, e lo sa perché consigliere del Movimento 5 Stelle, così lo diciamo per intero. Questo perché mentre voi dite che questo progetto per accogliere le persone senza fissa dimora è un progetto che il Movimento 5 Stelle e l'amministrazione di questo municipio sta portando avanti da tanto tempo, questo mi preoccupa ancora di più, perché da quando siete arrivati, la frase da quando siamo arrivati ad oggi sono quasi 3 anni, e quindi questo vuol dire che voi da 3 anni pensate a questo problema e per 3 anni non siete riusciti a trovare una soluzione perché state ancora aspettando di trovare un locale del municipio. E nel frattempo che facciamo? Io vi pregherei di pesare le parole che dite, soprattutto quando si parla di argomenti di questo tipo, soprattutto quando abbiamo una responsabilità prima ancora che politica e amministrativa morale nel trovare delle soluzioni. Questa è la differenza con gli altri municipi. E allora sì, se la domanda è se siamo soddisfatti di quello che sta facendo questo municipio nei confronti di senza fissa dimora che muoiono di freddo la notte nella nostra città, la nostra risposta è no. Voi dite che non c'è un'emergenza nel nostro territorio? Che il piano freddo del settimo municipio, di cui oltretutto però noi non avevamo mai sentito parlare, se non per delle competenze diciamo di ordinaria amministrazione che hanno i servizi sociali del municipio su questo tema, è tutto ok? Voi state a posto con la coscienza? Voi siete sicuri che stiamo facendo tutto quello che potevamo fare? Oppure è sempre una questione di difendere il proprio orticello? Su questa cosa io veramente lo trovo scandaloso e di cattivo gusto, e non sono divertita per niente, non sono divertita del fatto che voi vi divertiate e vedo le facce di alcuni vostri colleghi che non credo neanche che siano divertiti, consigliere Noi. Cortesemente si avvia la conclusione, grazie. E non sono divertita perché anche su questi temi troviamo l'occasione per fare polemica tra partiti politici invece di farci capire, oltretutto essendo stati sollecitati almeno 4-5 volte dall'opposizione, che cosa facciamo domani mattina, dove ci vediamo, dove ci convocate per risolvere questo problema. Grazie. Altre dichiarazioni? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. La mozione è approvata con 20 voti favorevoli, grazie. Non si capisce. Quarto punto all'ordine dei lavori, mozione a firma dei consiglieri D'Egidio, Vitrotti, Gugliotta, Biondo, avente ad oggetto rimozioni rifiuti autobus, andata a fuoco e ripristino capolinea in via Giacomo Costamagna. Relatore? Prego, consigliera Biondo. Grazie Presidente, questa è una mozione per chiedere un intervento urgente perché come sapete il 3 gennaio intorno alle 6 di mattina in via Giacomo Costamagna, ovvero diciamo nella zona di Villa Lais, al capolinea dell'autobus un autobus numero 16 prendeva fuoco causando un'esplosione, e in quell'incendio sono rimaste anche coinvolte 6 vetture di residenti di quella zona che erano parcheggiate lì. A bordo diciamo,
c'era il conducente ed erano presenti anche alcuni passeggeri che fortunatamente sono stati fatti prontamente scendere e non ci sono feriti. Però non possiamo non dirci che è stata sfiorata una tragedia, in quanto oltre al fatto che poteva essere coinvolto qualcuno, adiacente al capolinea c'è Villa Lais e sarebbe stato possibile che qualche sterpaglia, qualche albero adiacente prendesse fuoco. Per non volere entrare semplicemente nella polemica di quello che sta succedendo nella nostra città rispetto agli autobus che si incendiano ogni due giorni, però che è un tema di cui non la Presidente della Commissione di questo municipio, ma sicuramente il Comune di Roma dovrebbe farsi carico, perché stiamo diventando una barzelletta per tutto il mondo e soprattutto non può essere un pericolo prendere un mezzo pubblico, al massimo può essere una scommessa rispetto al fatto che si arriverà, e su questo siamo abituati, ma che sia pericoloso salire su un autobus o su una metropolitana ormai sta diventando all'ordine del giorno nella nostra città. Però questo incendio ha provocato due problematiche per i residenti di quella zona. Il primo è stato che chiaramente a causa dell'incendio il capolinea da via Costamagna è stato momentaneamente spostato alla fermata precedente, quindi si è persa una fermata, e questo ha causato non pochi disagi alla popolazione residente, che, come mi piace purtroppo ricordare spesso, è a maggioranza di popolazione anziana nel nostro municipio, soprattutto nella parte dell'ex nono municipio. L'altra questione è che noi scrivevamo questa mozione il 18 gennaio, ma stamattina la situazione è la stessa, perché siamo andati a vedere prima di venire qua, la situazione del capolinea è la stessa del 3 gennaio, quindi il capolinea ancora non è stato ripristinato, ma soprattutto ci sono ancora detriti di carrozzeria, c'è ancora una macchina bruciata in mezzo alla strada, ci sono detriti di carrozzeria, gomme e la palina dell'autobus bruciata che non sono ancora stati rimossi, per cui persiste una situazione non solo chiaramente indecorosa ma anche pericolosa per coloro che devono passare da quella strada, da quel marciapiede, e devono entrare a Villa Lais, che oltretutto, come sapete, è una villa non solo storica ma molto frequentata dai bambini del quartiere. C'è un centro famiglia, un centro anziani. Il 18 gennaio c'era una sala matrimoni, l'abbiamo scritto nella mozione. Oggi invece questa è un'altra notizia, ovvero che abbiamo anche chiuso la bella sala matrimoni di Villa Lais. Questa situazione, lo capite da voi, non è più tollerabile. Io ho sperato stamattina, venendo qui, che questa mozione fosse stata superata dagli eventi, che perlomeno quei detriti fossero stati portati via, che quelle auto bruciate fossero state prelevate, che la viabilità su quel marciapiede fosse stata ripristinata e che si stesse lavorando per ripristinare in tempi brevi il capolinea. Invece la situazione è esattamente la stessa rispetto alla mattina del 3 gennaio, quindi le richieste non solo sono le stesse, ma le facciamo con ancora più forza di 10 giorni fa, perché invece questo dipende da noi. Quindi chiediamo alla Giunta di rimuovere immediatamente i rifiuti causati dall'esplosione dell'incendio e ripristinare una situazione di decoro nella zona interessata dall'incendio, soprattutto negli ingressi alla villa, e d'altro canto di ripristinare quanto prima il capolinea dell'autobus numero 16 in via Costamagna. Su questo vi chiedo non solo di votare questa mozione, ma anche, se avete notizie, di farci sapere in che modo il municipio si sta muovendo, perché vorrei sperare perlomeno che dopo 26 giorni da quell'incendio sappiamo in che tempi riusciamo a risolvere questa situazione. Grazie. Grazie consigliera. Interventi? Prego consigliera Ariano. Mi scuso già da ora per la voce. Io parlo in qualità di presidente
della Commissione Mobilità. Sì, avevamo avuto notizia appunto il 3 gennaio di questo incendio, quindi purtroppo il nostro municipio ha il primato del 2019 delle vetture incendiate, nel senso che noi abbiamo ottenuto il primo posto in classifica per il primo avvenimento. Per quanto riguarda questa tematica, mi sento di dire ovviamente che, avendola già approfondita per la questione degli incendi ai cassonetti stradali che abbiamo fatto già negli scorsi mesi in data 11 maggio in commissione proprio con AMA, sentirei sicuramente di invitare ATAC in commissione e chiedere quali siano le tempistiche, dato che ad oggi ciò che come notizie possiamo avere sono appunto quelle che mi risulta, perché ho delle foto fatte pochi giorni fa, appunto, che l'area comunque sia stata circoscritta, che la carcassa e le componenti della vettura ovviamente siano state rimosse, che l'area appunto sia circoscritta e che la parte che deve essere portata via praticamente rientra in quel discorso che facemmo appunto e che abbiamo fatto in più occasioni nei mesi relativa alla rimozione di rifiuti pericolosi, che viene fatta da una ditta apposita che appunto non è immediata e per la quale chiederemo ovviamente ad ATAC ed AMA le loro tempistiche per la risoluzione della vicenda. È evidente che il municipio non possa ovviamente trovarsi fuori da determinate dinamiche, cioè che il municipio debba con forza chiedere le tempistiche per il ripristino, in primis di una fermata, di un capolinea, del servizio all'utenza, senza ovviamente tenere all'atere l'importanza ovviamente di quella che è la sicurezza di viaggiare sul trasporto pubblico. Quella è una tematica sulla quale potremmo dibattere per ore. Riservo semplicemente di dire, io proporrei, data la questione, proprio perché siamo abituati in commissione ad approfondire con gli interlocutori corretti, proporre e dirvi che comunque nelle prossime sedute verrà invitata ATAC in commissione per chiedere di questa specifica tematica, che è quella che ci interessa, e eventualmente per avere maggiori informazioni relative a come questi casi, che purtroppo non sono infrequenti oramai da anni a Roma, vengano gestiti da parte appunto delle municipalizzate. Grazie. Grazie consigliera, altri interventi? Prego consigliere Totti. Sì, io la richiesta che faccio è quella di una convocazione urgente di una commissione, mi sembra che la Presidente sia d'accordo rispetto a questa, però ecco, farla urgentemente perché è importante ripristinare una situazione di coro nell'area e soprattutto ripristinare il capolinea dell'autobus, perciò ecco, questa è una richiesta che faccio alla Presidenza, in modo che si faccia, come ho detto, una commissione urgente per rimuovere anche tutto quello che sono i rifiuti causati dall'esplosione, perciò un invito alla Presidente di convocare subito commissione. Grazie consigliere, altri interventi? Prego consigliera Vitrotti. Grazie, va benissimo fare una convocazione ad hoc, sentire motivi per cui insomma non è garantita un'adeguata sicurezza. Il motivo qui però oggi che ci troviamo a discutere è purtroppo un'altra emergenza, io non so se questo darà particolarmente turbamento, però siamo quasi a 20 giorni più. E non basta delimitare uno spazio, intanto perché ci troviamo davanti ad una villa storica, poi passando di lì entri proprio perché ci troviamo proprio all'ingresso della villa, lì era citato per esempio anche il luogo dove si svolgevano i matrimoni, che so anche per vicende che sono da approfondire anche da questo punto di vista, non è più deputata allo svolgimento dei riti
civili, quindi non fa più delle case messe a disposizione del Comune di Roma per effettuare i matrimoni. Parliamo di una villa storica che all'interno ha, come sapete bene, una casa famiglia, uno spazio dedicato a un centro anziani e ovviamente è un luogo in cui c'è un'area giochi e ci sono, se l'accoglienza è quella che conoscete perché immagino ci siete passati davanti e ci sono carcasse prese, diciamo, che sono andate a fuoco e non rimosse, macchine abbandonate lì in uno stato, diciamo, anche dal punto di vista della salute ambientale abbastanza preoccupante, penso che oltre ad ascoltare quello che ci dice ATAC in commissione bisogna intanto intervenire per la rimozione. Perché è diciamo, lasciare al degrado e all'incuria una parte così importante del nostro municipio, che è appunto anche un po' il fiore all'occhiello, insomma, come essendo una villa storica, credo che non sia un grandissimo biglietto da visita. E hanno ragione i residenti che si affacciano lì a dire, ma cioè, oltre a delimitare uno spazio, quando pensate di venire a rimuovere? Perché bambini, anziani, cittadinanza tutta che frequenta quella villa si trova quello spettacolo davanti da più di 20 giorni. Questo oggi dobbiamo, diciamo, sollecitare, più che chiedere ad ATAC che come decide di mettere ovviamente in sicurezza anche gli abitanti, perché non è successo nulla, perché l'incendio è capitato alle 6 di mattina. Se questo fosse avvenuto a mezzogiorno in pieno svolgimento di attività del centro famiglia frequentato da bambini, perché ci sono i corsi di musicoterapia, ci sono i percorsi di bigenitorialità, o fosse avvenuto nel pomeriggio in cui c'è una piena attività della zona e i negozi circostanti fossero stati anche aperti, mi immagino che, insomma, forse ci saremmo trovati davanti a una situazione diversa. Però non possiamo oggi, diciamo, anche un po' arrenderci di fronte al prima o poi succederà che qualcuno venga a fare le adeguate rimozioni, perché è come se ci fossimo un po' tutti abituati a questo senso di abbandono, e non può essere. Perché qui non stiamo parlando del cassonetto che sta su via Marco Fulvio Nobiliore da novembre, è stato preso a fuoco e ancora sta là, segnalato e segnalato più volte. Non sto parlando di quel singolo cassonetto, tra l'altro avvenuto in un posto trafficatissimo, di percorrenza con la metro, a due passi da Piazza Don Bocco. Stiamo parlando di una cosa ancora più grave, di un autobus esploso a ridosso di cittadinanza e palazzi e a tutto quello che vi ho narrato. Quindi oltre alla commissione magari facciamo anche un osservatorio sui rifiuti per capire quanto sono tossici quei roghi e quei rifiuti che sono stati lasciati lì, per esempio. Perché ne vale della salute pubblica, esattamente come succedono i roghi tossici che andiamo a condannare dentro alcuni posti. Certo, i rifiuti abbandonati lì non credo che siano né un bel vedere né un bel sentire per la cittadinanza. Quindi io mi auguro che su questo ci sia la richiesta di un intervento immediato da parte delle forze competenti, di armare quelle ditte anche che fanno riferimento alle forze municipali per poter intervenire e ripristinare decoro, vivibilità e fruibilità degli spazi, perché vi assicuro che non solo c'è una cittadinanza arrabbiata, ma c'è ormai anche un senso di lassismo e di preoccupazione in cui sembra che la gente passa lì davanti e ogni volta dice ma dove stiamo? Quindi, al netto di tutto quello che può fare bene la commissione preposta, oggi siamo e restiamo alla urgenza di ripristinare decoro e vivibilità di quel luogo. Grazie. Altri interventi ce ne sono? Prego, consigliera Biondo. Però è in di chiusura, giusto? Prego. Sì, grazie Presidente. Solamente per aggiungere una cosa, perché va bene dirci che facciamo le commissioni, gli incontri, le riunioni, però
Non è possibile che noi in Consiglio Municipale ci ricordiamo reciprocamente quali sono, diciamo, le responsabilità, le possibilità e i doveri dei consiglieri municipali. Perché questo lo dovevamo sapere quando ci siamo candidati, manco quando siamo stati eletti. Allora, quando c'è un problema, quando c'è un'emergenza, un consigliere municipale, un presidente di commissione può e, aggiungo, deve immediatamente chiamare AMA, immediatamente chiamare ATAC, immediatamente parlare con l'assessore competente, immediatamente convocare una commissione su questo tema. Non possiamo arrivare a 26 giorni da quell'incendio a dirci qui ci avete ragione, è un problema, convocheremo una commissione. Perché noi ringraziamo la Presidente, diciamo che è sempre disponibile a discutere qualsiasi cosa in commissione, ma non è possibile che nel momento in cui oltretutto è stata depositata una mozione 10 giorni fa, quindi c'era tutto il tempo in questi 10 giorni di capire che cosa stava succedendo, perché vi dico anche una cosa, le mozioni che presenta l'opposizione non servono solamente per sottolineare quanto siete incapaci a gestire questo territorio, a volte possono anche essere invece utili per sollecitare a trovare delle soluzioni, possono essere un pungolo per dire forse questa situazione tra le tante che succedono in questo territorio me la stavo scordando, me ne devo occupare, grazie, me l'avete ricordato, anche a questo serviamo noi. E allora forse se non l'avevate fatto nei 15 giorni che sono trascorsi tra il 3 gennaio e il 18 gennaio, che è la data in cui abbiamo presentato la mozione, sicuramente dovevate farlo tra il 18 gennaio e oggi, che è il 29 gennaio, quindi sono passati altri 11 giorni, e arrivare perlomeno a questo consiglio non dicendo convocheremo una commissione, che è, diciamo, una prerogativa e un dovere di una maggioranza, ma dicendo siamo in contatto con ATAC, ci hanno risposto questo, l'AMA non è potuta intervenire per questo motivo, c'è stato un problema logistico, c'è stato un problema amministrativo, c'è stato un problema di risorse economiche o di personale individuato, si riuscirà a fare nella prossima settimana, perché la risposta non la dovete dare a me. La dovete dare qua fuori, e oggi noi usciamo con un'opposizione che ha posto un problema e una maggioranza che ha risposto va bene, ci avete ragione, ne parleremo. Bene, passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni? Ce ne sono? Prego, consigliere Ariano. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri. Noi riteniamo che questa tipologia di atto così come è impostato sia purtroppo irricevibile per il municipio, in quanto non possono essere la Presidente del municipio e la Giunta di un municipio a rimuovere immediatamente rifiuti causati dall'esplosione e a ripristinare una situazione di decoro e sicurezza nella zona interessata dall'incendio e a ripristinare quanto prima il capolinea dell'autobus numero 16 in via Giacomo Costamagna. Noi siamo fortemente concentrati a chiedere sia ad AMA che ovviamente a Roma Capitale la possibilità di intercedere direttamente e di agire con le sue municipalizzate. Purtroppo è evidente che ad oggi non sia così. Io posso magari suggerire alle opposizioni, visto che su questo ci trovano magari anche concordi, su un'azione forte da parte di Roma Capitale nei confronti di alcune risposte, di far presentare la stessa tipologia di atto. Scusi. Consigliere, mi scusi. Riesce. No, prego consigliere. Di presentare le stesse questioni anche in assemblea capitolina e saremo felici di capire quali saranno poi le risposte che verranno fornite. Quindi necessariamente tra le cose che noi ci sentiamo di rispondere è appunto questa, che gli strumenti che noi abbiamo a disposizione e di cui siamo consapevoli, proprio perché ne siamo consapevoli, sono quelli che precedentemente abbiamo ribadito, che non vuole dire che noi non abbiamo magari informalmente o anche magari in certe modalità contattato le municipalizzate, ma che evidentemente non rispondono ai municipi. Pertanto facciamo sicuramente
a volte anche un ringraziamento alle opposizioni che ancora di più dimostrano quanto negli anni certe tematiche così importanti per la cittadinanza siano state forse messe da parte, perché se oggi noi avessimo possibilità di interlocuzione in maniera molto più forte su alcune tematiche non ci saremmo trovati a ragionare col buonsenso. Buonsenso che ci fa capire che se ci sono delle tempistiche per determinate azioni è ragionevole sollecitare che vengano fatte nel momento in cui comunque queste azioni dovrebbero avere già ottenuto una programmazione. Così non è. Quindi l'invito che noi faremo ai colleghi ovviamente è della massima partecipazione, come in genere è, alle nostre commissioni. Noi non chiederemo, non sarà ovviamente un pasticcini col tè, in genere non è così, chiederemo di fornirci delle tempistiche per questo e per eventuali, speriamo non accadano più, però quali sono insomma le risposte da quando avvengono questi fatti in tutta la città. È evidente che se qualcosa avviene in via del Tritone o in via di Castel Porziano e in via Costamagna devono avere tutte lo stesso tipo di risoluzione, perché i cittadini di Roma sono tutti cittadini di Roma, non perché risiedono, vivono o lavorano o, insomma, in zone più centrali o più periferiche devono avere dei servizi diversi o delle situazioni diverse. Quindi il Movimento 5 Stelle voterà contrario. Grazie. Altre dichiarazioni? Prego, consigliere Ciancio. Grazie Presidente. No, rimango, non ho capito quali questo atto, perché è formulato male e non può essere ricevibile, e perché il municipio non ha la competenza per rimuovere e a ripristinare, penso sia proprio non ne ha la competenza. Io penso che invece possa proprio il municipio richiedere a chi di dovere di rimuovere, anzi, per carità, proviamo a lasciare una macchina o una motocicletta sul marciapiede, vede come il municipio richiede subito di rimuoverla. L'ATAC è un servizio del Comune di Roma, per cui si dovrebbe assolutamente, anche AMA dovrebbe muoversi nelle more dei regolamenti comunali per rimuovere il tutto, senza guardare a quello che non è stato fatto prima, dopo, adesso. Però adesso c'è un'urgenza proprio per, non per altro, per un autobus, il 16, che sta lì innanzi proprio all'ingresso di Villa Lais. Avete notato tutti perché ci siete stati, è qualcosa di sgradevole vedere le carcasse incendiate lì. Ormai è avvenuto, certo, prima non si incendiavano tutti questi autobus. Stanno verificando tutte le situazioni, perché, per come, non c'entra niente via del Tritone, è successo pure a via del Corso, però che c'è differenza tra via del Corso e piazza Costamagno? Assolutamente no, è sempre un'area comunale, per cui si dovrà rimuovere velocemente e celermente, e i tempi sono lunghi adesso, i giorni sono passati, per cui e non è utile fare nessuna commissione su questo argomento, è utile approvare questo atto che mette, come dire, impegna la Presidente a farlo. Quindi se riteniamo giusto un problema e si condivide, che problema c'è ad approvare un atto? Quell'atto diventa impegnativo per la Presidenza e per la Giunta, non importa. Non importa allora se sarà fatto o meno, ma quest'Aula e i consiglieri di quest'Aula sono stati sensibili come prima a votare un atto che potrà diventare esecutivo prima, non resterà nel cassetto, perché altrimenti, oltre all'incuria che può derivare da altri enti che hanno la competenza, diventa il municipio inadempiente e, come dire, scordarello rispetto a quello che avviene su un tema così importante degli incendi, che per altri versi sono stati trattati in commissione, ma per questo così urgente ritengo che nessuno si può sottrarre. Meraviglia che una
maggioranza non coglie al volo quando arriva dall'opposizione una formulazione che la mette pure su una linea più favorevole, perché dice sì, io sto risolvendo questo, del resto sto ascoltando anche una risoluzione delle opposizioni. Per questo io personalmente voto questo atto e mi piacerebbe, come nell'atto precedente, formulare un voto positivo. Grazie. Grazie consigliere, altre dichiarazioni? Non ci sono altre dichiarazioni. Non so se si può chiedere un... Prego consigliere Vitrotti. Allora, forse diciamo non è che abbiamo capito male, non è una risoluzione. Io vi ringrazio perché ogni volta ci sollecitate rispetto all'atto migliore da fare, però da quello che ho capito invece il municipio ha scritto e non riceve risposta, oppure non ha proprio scritto. Se non ha scritto, riscrivere, perché chi di competenza intervenga subito. Qui siete voi quelli che davate lezioni a noi sulla competenza. Io, consigliere Toti, mi aiuti lei, perché sennò c'era anche lei quando al centro anziani, durante la nostra discussione sulla candidatura alla presidenza di questo municipio, qualcuno disse che noi ci eravamo messi dietro la teoria delle competenze. Io non voglio più dire che il problema non è una competenza del municipio, e quindi giustamente quando poi io non immaginavo, diciamo, che la presidente, come ha fatto, perché poi ho visto video in cui c'ha le guanti e scopa in mano al termine della nannina con i volontari, io non immaginavo la presidente che andava lì materialmente a togliere la carcassa dell'autobus, non immaginavamo questo, ma di attivarsi per la rimozione immediata dei rifiuti. Questo sì che lo può fare lei, questo sì che lo può fare la giunta. Anzi, noi ci aspettavamo che in quest'aula ci venisse, come è già successo, ci venivate a leggere quello che aveva scritto, e se non risponde non basta andare in aula a Giulio Cesare a dire che l'AMA così non funziona, o che ATAC così non funziona, o chiamarli in commissione, non basta. E non è che prima parlavano, dopo non ci parlavano, adesso non ci parlano, adesso non vi rispondono. Se oggi non vi rispondono è un problema vostro, perché lì il Comune di Roma è l'azionario maggiore, sia di AMA che di ATAC. Quindi tante di queste situazioni, oggi parliamo di via Costa Magna, ma ve ne ho citata già una, e come sapete quello che succede in giro lo conoscete meglio di me, non possiamo certo dire oggi questa mozione non è ricevibile perché è una mozione. Siamo d'accordo con l'atto? Siamo d'accordo che lì quel posto non si può guardare in quelle condizioni? Siamo d'accordo sul fatto che abbiamo incendiati macchine, un autobus e quant'altro all'ingresso di una villa storica del nostro municipio, che non ha un biglietto da visita ottimale per noi? Siamo d'accordo su questo? Sì, però non va bene la forma. Tra l'altro anche sbagliando, perché come abbiamo detto, certo che la presidente può scrivere perché venga ripristinato un decoro sul suo municipio. Certo che lo può fare. E se non risponde, le battaglie si fanno insieme. Non ha risposto, ah sì, non abbiamo risposto, allora gli facciamo pervenire le 200 lettere che arrivano dai residenti insieme alle nostre per fargli capire che quella situazione è indecorosa, è inguardabile, è una vergogna. Giusto o no? Quindi questo stiamo chiedendo, non stiamo chiedendo materialmente di mettersi i guanti, la scopa e di andare, come vedo che si usa fare, in giro a rimuovere cose, perché certo non può rimuovere una carcassa di un autobus. E soprattutto, ripeto, c'è anche una questione di igiene e di sicurezza della salute pubblica, visto che parliamo di rifiuti incendiati. Quindi, cioè, su questo veramente vi invito non solo a fare un passaggio successivo nella commissione preposta, ma di sollecitare dove non è stato fatto, dando forza ad un atto, dicendo che se non è stato fatto, mi auguro che questo che non sia così, ma di rifarlo probabilmente. E se la risposta dopo 24-25 giorni non è pervenuta, beh, forse dobbiamo pensare ad un'altra azione in comune, ma si parte da un atto di condivisione insieme, se abbiamo capito che la sostanza è giusta.
Per questo il Partito Democratico, rispiegando le motivazioni di un atto giusto, necessario ed opportuno, voterà favorevolmente. Grazie consigliere, prego consigliere Toti. Sì, io l'ho già detto in precedenza nel mio intervento e purtroppo bisogna ribadire il fatto che sono passati troppi giorni, sono 25, 24, comunque sono tanti giorni, ecco perché io ho chiesto una convocazione immediata, urgente, urgentissima alla Presidente della Commissione e in un confronto con l'ADA dove sia presente anche la Presidente del Municipio, l'assessore competente, perché si alzi la voce, perché si risolva finalmente questo problema. Perciò dico con forza si faccia questo confronto e avvenga il prima possibile in modo che finisca questa situazione che veramente è una situazione vergognosa nella quale vive praticamente una zona che vive una zona del nostro municipio importante, anche c'è un centro anziani, ci sono molti servizi e perciò è importante, io mi raccomando alla Presidente perché avvenga il prima possibile. Grazie consigliere, altre dichiarazioni di voto? No. Se posso fare una dichiarazione in dissenso per poter parlare, Presidente. Grazie. Di dissenso? Certo, esatto. Grazie Presidente. Allora, difforme, voleva dire difforme. Sì. Ci siamo capiti, prego. Presidente. Allora, io vorrei semplicemente spiegare un fatto, che probabilmente il Partito Democratico che ha governato questo municipio per 35 anni non conosce le procedure di un municipio, evidentemente, con i poteri attuali del municipio, perché noi non stiamo votando un discorso, stiamo votando un atto scritto, firmato, controfirmato e che si vota. Questo atto dice: tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio del Settimo Municipio impegna la Presidente del Municipio e la Giunta a rimuovere immediatamente i rifiuti causati dall'esplosione e a ripristinare una situazione di decoro e sicurezza nella zona interessata dall'incendio. Presidente, mi scusi, ma dov'è la difformità dal suo gruppo? E a ripristinare. Cortesemente, parlate uno per volta, lasciamo concludere, poi dopo parlare. Lei ha detto che votava dei contrari, eh? Posso parlare o dobbiamo fare sempre lo show televisivo, cioè consigliera? Però vorrei continuare. Allora, non solo a rimuovere, anche a posso continuare, Presidente? Eh? Grazie Presidente. Grazie Presidente. A ripristinare quanto prima il capolinea dell'autobus numero 16 in via Giacomo Costamagna. Io capisco che qui il regolamento non si è mai letto, Presidente, e capisco anche che un intervento può anche dare fastidio. Io da regolamento posso votare difformemente dal mio gruppo facendo la mia dichiarazione e su questo non ci piove. Invito il Partito Democratico a leggerselo il regolamento, perché evidentemente non sappiamo neanche di che cosa... Cortesemente, allora il consiglio... Allora, il consigliere Roy mi sembra di capire che voterà difforme, cioè in maniera differente dalla consiglia, da quanto ha dichiarato la consigliera Ariano. Questo è quello che io deduco. Posso continuare, Presidente, oppure dobbiamo continuare? Prego. Il teatro? Grazie. Allora, tutto ciò per essere considerato, queste cose che si dice alla Presidente del Municipio di rimuovere immediatamente, di ripristinare, in quanto il Municipio non lo può fare giuridicamente. Ecco perché la consigliera Ariano ha detto si presenti quest'atto in commissione in Campidoglio, perché è il centro che gestisce le partecipate. Quando poi si allora... dice, chiudo, vado in chiusura Presidente, quando poi si dice votate l'atto perché volevamo condividerlo, capite anche che cos'è questa tipologia di atto. Facevate una risoluzione, passava in commissione, no. Chiamavamo questa... Basta, allora, un po' cortesemente, cortesemente, ripristiniamo l'ordine, cortesemente. Quando discorsi non piacciono. Puntualizziamo, allora, consigliere Roy, le cose. Intanto allora, il cognome Guido, Presidente. Sì. Detto questo, per poter parlare voterò in difformità e io mi astengo per il solo scopo di poter spiegare ai professoroni che stanno qua a fare accelerazioni politiche teatrali senza neanche capire che cosa stanno facendo e come un problema si risolve. Grazie. Va bene, perfetto. Quindi abbiamo chiarito la difformità. Allora, consigliera, cortesemente. Allora, cortesemente. Avete sbagliato atto.
per favore, un minimo di rispetto. Allora, abbiamo capito che il consigliere, scusatemi, allora scusatemi, abbiamo dedotto che il consigliere Roy Andrea Guido voterà in maniera difforme a quanto dichiarato dalla consigliera Ariano, quindi cortesemente è inutile un'ulteriore polemica, grazie. Allora, prego, consigliera Cercone, se non erro. Ok. Io credo una cosa, però avevamo detto che bastava offendere, quindi su questo io ci ritorno, perché parole, professoroni, quelle e quell'altro non mi sembra corretto a prescindere da quello che succede in aula. Quindi chiedo alla Presidente e a chi oggi la sostituisce di non transigere su questa questione. Purtroppo a volte si chiudono non uno ma due occhi e non si dovrebbe fare. Detto ciò, io ritengo, come ho già detto, una cosa. Il territorio, e questa è una cosa di cui si è sempre lamentato il 5 Stelle anche negli anni precedenti, il territorio è il territorio del settimo municipio. O siamo capaci ad amministrare e a risolvere le questioni, oppure probabilmente, che sia il comune, che sia quello, che sia quell'altro, probabilmente non si è in grado di gestire il territorio, e se non si è in grado è un altro tipo di discorso. Detto questo, voterò a favore, come Lega noi con Salvini, così si capisce meglio, voterò a favore dell'atto, precisando che la situazione che oggi si rileva nell'atto è purtroppo una situazione diffusa sul territorio, dove carcasse di cassonetti non vengono tolte, dove carcasse di auto non vengono tolte, è una situazione indecente. Ora, lo scaricabarile che io ho visto nella precedente giunta che era del PD nel municipio e nell'attuale giunta purtroppo non risolve il problema, quindi o ci rimbucchiamo le maniche e troviamo una soluzione invece di continuare a dire è del comune, è di quello, è di quell'altro, è di Ama, senza capire che comunque governiamo, oppure non andiamo avanti. Detto ciò, ripeto, voterò a favore, fermo restando il fatto che tante altre situazioni e tante altre strade sono nelle medesime condizioni. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono? Beh. Passiamo alle votazioni. Dato. Favorevoli? Contrari? Meno che Guido. Astenuti? Con 11 voti contrari. La mozione viene respinta con 11 voti contrari, 9 favorevoli e un astenuto. Allora, al quinto punto si intendono approvati i verbali numero 34, 35 e 36 relativi alle sedute del Consiglio del Municipio del 18 e 25 ottobre 2018 e del 9 novembre 2018. Allora, consiglieri, un secondo, io vi prego per le prossime sedute di utilizzare un linguaggio consono a quest'Aula. Vi prego, un minimo di rispetto. Vi ringrazio, la seduta è chiusa. Sono le ore 11:17, grazie.